Ciao ragazzi, oggi parliamo di Marble Labs che annuncia una potenziale tecnologia sostitutiva al nostro caro vecchio force feedback. Ragazzi, leggendo Race Department, anzi Overtake ex Race Department, mi sono imbattuto in questa notizia. È una bomba mostruosa, passata in sordina, almeno su YouTube Italia non ho visto nessuno parlarne, se non proprio i video demo di questa Marble Labs che fa vedere che cosa? Il suo nuovo simulatore, ragazzi, il suo nuovo simulatore che praticamente sarebbe sviluppato con una tecnologia, a detta loro, che rivoluzionerebbe proprio il mondo del force feedback. Per farla breve, hanno brevettato un sistema chiamato Position Control Haptics, che fornisce un output puro, basato sulla fisica, in modo accurato, non più dipendente da un'architettura aptica basata su effetti predefiniti. A corredo di questa tecnologia, avrebbero brevettato altri due sistemi, il Digital Contact Patch, DCP, che fornirebbe una consapevolezza della superficie in modo rivoluzionario. A detta del cofondatore di Marble Labs, Chad Larendo, in pratica, dopo decenni di sviluppo, i giochi di guida di oggi considerano ancora all'avanguardia un singolo valore di grip per superficie per pneumatico, con un massimo di 8 punti di risoluzione, almeno quello che abbiamo sentito da Forza Motorsport, abbiamo sentito dal Assetto Corsa Competizione, mi pare che i punti erano quelli. Il DCP di Marble utilizzerebbe oltre 16.000 punti di risoluzione grip per ogni contatto, elaborati in tempo reale. Ragazzi, 16.000 punti di contatto in tempo reale. Non solo, sviluppano anche un Dynamic Multisurface DMS che offrirebbe una sensazione stradale senza precedenti. Un sistema di geometria virtualizzata proprietario di Marble che aumenta il dettaglio della superficie molto più di quanto fosse possibile prima in una simulazione di guida in tempo reale, ragazzi. Praticamente si parla di superfici dinamici con l'usura, deformazione della superficie, tutto in tempo reale, dando una variabilità infinita dell'esperienza di guida. Oltre a questo hanno sviluppato anche un Limited Drive che è una specie di parco virtuale per guidatori che darebbe la possibilità di poter sfruttare Google Earth per poterci girare dentro Google Earth con un modulo UGC per poter fare modding e ficcare dentro tutto quello che volete. Non è che per la simulazione questo è un limited drive, però è qualcosa che è molto figo, ma quello che mi lascia veramente molto sorpreso positivamente, ma che mi lascia comunque con delle domande in merito, è proprio questa tecnologia rivoluzionaria. La prima domanda è quando è che sarà disponibile, perché so che c'è una demo, anzi è in versione alfa, che è stata data in test a un pilota professionista NASCAR. Infatti quello che vedete dietro di me è proprio questo simulatore, quindi la domanda è quando è che sarà disponibile per testare le virtù di questo nuovo simulatore, di questo motore, di questa tecnologia, ma soprattutto, ma tutto sto tempo reale di queste tecnologie quanto sarà esigente in termini di hardware? Ovviamente le scorciatoie in tutti questi anni sono stati comunque provati dagli sviluppatori per cercare di alleggerire quelli che sono i software appunto per la simulazione, ma è anche vero, devo dire in modo ufficioso, ve lo dico, non posso troppo allargarmi, che c'è un'altra software house che è riuscita a sviluppare un altro sistema, un altro motore che riesce a far girare un migliaia di poligoni tutti insieme senza nessun problema e senza essere goloso di hardware. E quindi forse è un problema che non sussiste quello dell'hardware oggi, e chissà che finalmente riusciamo a sfruttare queste bestie di schede video e processori che stanno uscendo veramente al 100%, magari per avere un buon pacchetto di frame per secondo che ti sparano in faccia con i dettagli ultra, magari avere anche un rendering 3D pazzesco per quanto riguarda la realtà virtuale. Chissà che questi motori nuovi che stanno uscendo non siano la soluzione giusta. Ragazzi, questa è una notizia che veramente è fantastica, perché ancora una volta questo nostro mondo, la simulazione, non si ferma mai di evolvere. Ci sono tantissime novità che stanno per arrivare, ricordiamoci Assetto Corsa Evo, che secondo me sarà una bombazza, ragazzi. Vi ricordo The Last Garage di Marcel Offermans,
che ha attirato l'attenzione all'inizio anno 2024, non dimentichiamoci, ex sviluppatore di Studio 397. Insomma ragazzi, tanta carne al fuoco, ci vuole un po' di pazienza, ma secondo me con tutta questa tecnologia che sta arrivando ci sarà veramente da divertirci. Però rimane che Marble Labs qui, se mantiene le promesse, potremmo ritrovarci veramente davanti ad una vera rivoluzione a livello di simulazione di guida. Quindi ragazzi, nella speranza che questa notizia vi sia piaciuta, penso di sì, vi invito a lasciare un pollice in su, ma soprattutto ditemi nei commenti che cosa ne pensate, magari se avete anche qualche dettaglio in più che mi è sfuggito. Rimanete sintonizzati perché questa è una notizia che non possiamo accantonare. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao.